Gente, volete vedere come cucinare al meglio il polpo? Adesso vi faccio vedere. Quella di mettere il tappo di sughero all'interno dell'acqua di cottura del polpo è solamente una leggenda. Infatti, i polpi una volta venivano cotti tutti quanti all'interno di una grande pentola e per riconoscere il proprio polpo veniva legato a un tappo di sughero. Ed è per questo che è nata questa leggenda del tappo di sughero che si cucina col polpo. E quindi questo qua lo possiamo tranquillamente buttare via. Pentola d'acqua sul fuoco e appena inizia a bollire l'acqua aggiungiamo il nostro polpo. Tranquillamente, non occorre fare così perché il polpo si arricchirà lo stesso. In caso gli date giusto una mescolata, come potete vedere il polpo si è arricciato tranquillamente da solo. A piacere potete aggiungere delle bucce di limone, delle foglie di alloro secco o anche fresco, se lo avete in casa. Da quando inizierà a bollire l'acqua, calcoliamo il tempo. Ogni chilo di polpo ci vuole più o meno un'ora, 1 ora e 5. Questi qua sono da 8 etti, quindi calcoliamo 55 minuti. Passato il tempo, spegniamo il fuoco e li lasciamo riposare all'interno della loro acqua per circa 2 ore. In questa maniera il polpo riprenderà gli aromi dato dal limone e dall'alloro, così avremo una carne bella morbida e succulenta. Passato il tempo, prendiamo il polpo, li mettiamo su un piatto. Li copriamo con pellicola e mettiamo in frigo a riposare per mezz'oretta. Passato il tempo in frigo, i nostri polipi sono pronti per essere degustati. Le carni sono belle rassodate, quindi possiamo tranquillamente mangiarli così lessati senza niente, oppure conditi con un goccio d'olio d'oliva aromatizzato all'aglio e un po' di prezzemolo, oppure si può tranquillamente rosolare in padella con un goccio d'olio d'oliva. In questo modo le carni rimarranno morbide all'interno e croccanti esternamente. Da provare, davvero massa buon!